Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: sorelle Selassie ancora una volta protagoniste delle polemiche, questa volta per una questione economica. Sorelle Selassie. Lulu e Jessica sono in finale, l'ultima puntata del Grande Fratello VIP 6 andrà in onda lunedì 14 marzo 2022, ma le sorelline sembrerebbero essere infelici ed insoddisfatte. Quasi al termine del reality i concorrenti sono tornati a parlare dei guadagni. A tirare in ballo l'argomento è stata proprio Jessica, che chiacchierando con Manila Nazzaro ha svelato che il suo compenso è nettamente inferiore a quello degli altri concorrenti e che ritiene questa differenza ingiusta. Secondo quanto da lei il cachet delle sorelle Selassie è di 5.000 euro a settimana. Per lei vincere in reality e portare a casa 100.000 euro sarebbe adesso il minimo. Quello di Jessica avrebbe dovuto essere soltanto uno sfogo con un'amica. Un momento di rabbia per non avere guadagnato come tutti gli altri, però è diventato motivo di discussione con Manila. L'ex Miss infatti ha dichiarato di essere disgustata dalla lamentela di Jessica, che ha partecipato chiaramente soltanto per un tornaconto economico e null'altro. Oltretutto le ha risposto per le rime affermando che è impossibile pretendere un compenso equo, perché rispetto agli altri VIP che hanno preso parte al GF VIP, lei e le sorelle Selassie non erano nemmeno famose. Chi ha intascato di più alle proprie spalle carriere ventennali nel mondo della musica, della TV e dello spettacolo? Sorelle Selassie, ecco i compensi dei più noti e dei meno noti. Sempre secondo le indiscrezioni dei vipponi presenti in casa, il cachet va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 15.000 a settimana. Tra le concorrenti maggiormente pagate Katia Ricciarelli e Raffaella Fico, che avrebbero ricevuto un compenso di 15.000 a settimana. Poi ci sono i concorrenti di mezzo che si sono aggiudicati 7.000 euro, si parla di Miriana Trevisan, Carmen Russo e Manila Nazzaro. E di semi sconosciuti, tra cui Gianmaria Antinolfi, ci avrebbe percepito lo stesso cachet delle sorelle Selassie. Lulu è stata scelta come finalista già da qualche settimana. Mentre Jessica, nomination dopo nomination, è arrivata all'ultima puntata per il rotto della cuffia. In studio non manca mai Clarissa, che nonostante il distacco rimane per loro una spalla su cui piangere e sostenersi nei momenti di debolezza. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.